ho vissuto il periodo delle superiori in modo simile a quello delle medie. Ero sempre la stessa persona. Sì, un cambiamento c'era, ma era molto graduale, senza salti. Una strada in salita. È incredibile come certe volte i cambiamenti arrivino in modo repentino. Forse covano dentro di noi per anni e poi poche persone giuste al momento giusto ti fanno crescere di colpo. Sono determinanti. Oggi ho un ricordo netto di quel periodo della mia vita. Il momento in cui sono scattate dentro di me le molle del cambiamento. Il cambiamento. Come diceva la mia prof di lettere quando ci parlava della scelta tra una vita estetica e una vita etica. Credo fosse un filosofo danese che, in effetti, non pensavo che quei discorsi fossero anche per me, un po' perché non li capivo, e poi perché erano terribilmente pallosi. Ah, Kierkegaard si chiamava il filosofo. Denise, io qui proprio non ho nessuna valutazione su di te. Come facciamo? Tu sei entrata in terza, però c'è il problema grosso della lingua. Ascolta, Denise, in Romania come andavi? Nella mia materia c'è una parte che ti ricordi di aver studiato, che hai capito bene? Ma quali sono state poi le motivazioni per cui tu hai scelto di venire in questa scuola? Coraggio, Denise. Ho già visto che ha già iniziato a parlare con qualcuno nella classe. Sì, la prima settimana non parlava con nessuno, era molto isolata, molto timida. Poi ha cominciato un pochino ad aprirsi. Certo che nella mia materia, insomma, è arrivata da un mese. Non avevo dei test. E poi, insomma, parliamoci chiaro, fa poco. Non si impegna più di quel tanto. Io tutto sommato poi sarò anche disponibile ad aiutarla. Però attualmente la valutazione è decisamente bassa, proprio molto bassa. Però è sempre stata attenta, si vede che sta cercando di mettersi al passo. Noi stiamo ragionando sulle possibilità di shock, di traumi, di altre reazioni. E poi non so, forse ci vorrebbe la sfera di cristallo per capire se effettivamente ne possono avere un'azione positiva o invece andiamo a intaccare maggiormente la psiche di questa ragazza. La valutazione orale a questo punto è prevista e noi la mandiamo avanti, poi io non sono uno specialista, insomma qualche cosa bisognerà poi fare. E la famiglia si è fatta vedere? Ah beh, l'ultima volta che è venuta la madre non sono riuscito proprio a capire niente, ci volevo un interprete. Mi chiedo che senso ha valutare una persona con la quale non riusciamo a interagire, non so, non saprei proprio come... Potrebbe tornare a casa sua? Cosa pretende di fare da noi senza saper parlare? Non possiamo aiutare sempre tutti indiscriminatamente. Basile mi ha fatto un compito da 9. Secondo me i due Walid sono i migliori della classe. Walid chi? Quello di colore? Walid è la carne, non è di colore. Di che razza è? Marocco, ma non è nero nero. Ma non è neanche bianco bianco. Thank you.
il fatto si verifica per imprudenza, negligenza e imperizia di colui che ha commesso l'atto illecito. È tutto chiaro, ragazzi? Sì. È chiaro, Dragan? Hai capito quello che ti ho detto? Io lo allenamento domani alle 4. Guarda che abbiamo già fatto i gruppi e domani tocca a te alla Claudia. Ecco appunto, non ci può andare lei, cosa ci facciamo in due? Infatti ci devi andare da solo perché lei è malata. No, sul serio, se non ci vai la nostra classe fa una figura di... No, cioè, no, l'abbiamo organizzata noi questa serie di incontri e poi stiamo a casa. I prof se non ci presentiamo ci stroncano. Vabbè, io comunque domani esco alle 4:15. Simone, guarda che questo tizio, il prete, è uno tosto, sai? Sì, vabbè. Sì, e cerca di prendere appunti e fare qualche domanda. Già. No. Oh, e non sperare che il pezzo te lo scriva io. Ma come? Perché, scusa? L'articolo lo firmi tu. Noi al massimo ci diamo una controllata, ma non aggiungiamo niente di più. Non so se ci sono. Simone, dai, non fare deficiente come sempre. Domani ho la febbre. Simone, dai, per favore, Simone. Guarda che ti sgonfio le ruote della bici, E io ti squarto lo zaino con il cutter. Ok, va bene, d'accordo, ci vado. Una società viva è una società nella quale quindi, è vero, secondo una parola dell'Evangelo, ci si lava reciprocamente i piedi. Io ho bisogno che tu mi lavi i piedi, però anch'io posso lavarti i piedi. Lavatevi i piedi gli uni gli altri. La reciprocità è un principio assoluto di vivacità di una cultura e di una società, dove non c'è chi ha e chi non ha, è vero, ma dove in realtà tutti hanno bisogno e tutti possono dare qualche cosa. Allora, invece che assistere una persona dandogli della roba, il vero problema è quello di riaccendere nella persona una fiammella, un fuoco che si è spento perché la vita è stata troppo difficile per lui o anche lui magari ha fatto qualche errore che ha spento in lui la sua vivacità personale. L'importante è risvegliare questa vivacità in maniera che anche lui possa essere una persona che non solamente deve ricevere, ma anche può dare qualche cosa, no? L'umanità è molto più povera, noi lasciamo moltitudini di gente in una miseria desolata, però siamo privi del contributo bellissimo che ci potrebbe venire se loro avessero un livello di vita sufficiente. Quando hai bevuto? A lei ho bevuto più di tutti, io no. Vabbè, ma lei beve sempre. Certo. Ogni volta che la vero. Hai fatto sta roba? Sì. L'hai fatta tu? Sì. Ma quando? Fatta ieri. Caso della manifestazione finanziaria posticipata. Quindi sempre anno N, N più 1. Dobbiamo togliere l'anno che non ci appartiene. Siamo in presenza di rate o risconto? Rate o risconto! L'operazione avverrà, noi prendiamo in considerazione l'anno N o l'anno N più 1? N più 1. Avverrà, dobbiamo considerare l'anno N e quindi siamo in presenza di un rateo. Quindi, rateo, imputiamo. Non possiamo fargli fare Garibaldi e basta Garibaldi, bisogna che anche ci, del suo paese noi un po' ci interessiamo. E quindi ecco, anche la scuola vorrebbe essere
un ponte, no? Perché altrimenti si parla di integrazione scolastica, nel senso che si accoglie uno straniero in classe. Beh, bene, bravi, meglio che picchiarlo. Però, d'altra parte, bisognerebbe anche tener conto che lui non deve far morire la sua cultura, è vero? Ma quello che può della sua cultura della sua famiglia, delle tradizioni profonde della sua gente, è bene che lui li custodisca, no? E li porti avanti. Perché? Perché la fine della storia sarà un grande incontro di popoli e di culture. Non saranno queste frontiere così chiuse, è vero? Noi sapete che in Italia abbiamo alle nostre spalle 30 etnie diverse che si sono mischiate. Fitto costo d'esercizio tale ratio passivo debito presunto avere. Ma allora tu non parli neanche una parola di italiano? Poco. E non c'è nessuno che ti insegna la lingua? Madre parla no italiano, sempre lavorare. E non frequenti al pomeriggio corsi per poter imparare la lingua? Dopo massa sempre lavorare, mamma. Non riesco, sono stanca. Posito. Posito. Vabbè, comunque, io mi chiamo Simone. Denisa. Ciao. Ciao. Guarda che se riprendi senza il permesso dei prof, ti possono anche denunciare. Quindi tu dici... Sai cosa ho visto l'altro giorno? Mi sembra deve esserci un progetto della provincia che riguarda proprio gli stranieri. Se mi ci fai dare un occhio, vediamo se possiamo fare qualcosa di ufficiale utilizzando la rete. Cioè, potremmo scaricarle e metterle sul sito della scuola? E così tutti possono scaricarle. Tutti? Sì, perché? Ma, beh, io pensavo di farle una sorpresa. Vuoi fare colpo? Cosa? Sei innamorato. Io? Ti piace? Ma... cosa? Perché vuoi farle una sorpresa? Non so, così. Così cosa? Boh, per essere utile. Non riesco a... Simone, ho letto il tuo articolo su Don Nicolini. Ah, fa schifo? No, è molto... dice delle cose molto vere. Lo pubblichiamo così. Vabbè, ti dicevo, ho provato a mettere... Tu cosa te ne fai? Beh, li uso come appunti e poi a casa me li riguardo. Beh, e poi se qualcuno è assente, può anche rivedersi la lezione. Ma non è sufficiente una registrazione audio? Beh, io ho una telecamera. Però tagli gli errori. Non voglio finire su internet. E gli altri prof cosa dicono? Beh, tutti hanno dato l'ok, lei è l'unica. Vabbè, prof, tutti hanno dato l'ok, lei era l'ultima. Va bene, se ci sono gli altri sono anch'io. Grazie, prof, arrivederci. Prof, tutti hanno dato l'ok, lei era l'ultima. Va bene, ok, vedremo. Prof, manca soltanto lei. Per che cosa? Per la ripresa delle lezioni. E gli altri professori hanno già dato il loro... Sì, perfetto, tutti hanno già dato l'ok, prof. Perché? Mancate solo voi due, tutti gli altri ci stanno. Tu che cosa ne pensi? Io credo di sì. Allora, guarda, ti diamo il permesso, però vorremmo vedere dopo come viene. Certo, certo. Beh, però sei un po' narcisa, eh? Insomma, se dopo deve uscire, come immagine della scuola, no? Ok, grazie.
Scusa, non vorremmo disturbarti, ma saresti interessato a partecipare al progetto coro al pomeriggio qua a scuola? Un coro qui a scuola? Sì, c'è un coro. E a che ora sarebbe? Alle 2 di pomeriggio. Mi piacerebbe, però non sono molto intonato. Dai, è molto interessante, sicuramente ti piacerà. Mi dispiace, grazie, ma non riesco. Grazie, no, ciao. Ciao. Vabbè, dai. È proprio per gli istituti che hanno un numero elevato di stranieri. Cosa dice? Un bando della provincia. Guarda qui. Nuove tecnologie da utilizzare nell'ambito didattico per sviluppare l'interesse degli allievi e favorire l'integrazione scolastica. Sembra fatto apposta per noi. Ottimo. Infatti il progetto si chiama Tecnologie senza barriere. Penso che questa sia un'opportunità da cogliere al volo. Ma tu ci riesci a farlo se io ti passo il girato? Ma ci vorrà del tempo per organizzare l'interfaccia al server. Intanto se hai fretta, prepara dei DVD da dare alla tua amica. Ecco prof, scusa, così non si vede. Ok prof, può andare. Manca molto per mettere online il materiale. Il server è pronto, ma ci sono dei problemi di banda. E cioè? Se si collegano in due per scaricare un file, il sistema va in blocco. Come mai? Mister dell'informatica. Quindi? Chiede lui, l'esperto Linux. Secondo me era meglio farlo sotto Windows. Allora, il materiale? Io ho delle schede piene. Ti conviene prenderne delle altre? Qui ci vorrà almeno una settimana. D'accordo, faccio i DVD, scarico le schede e poi vedo di farle una sorpresa con il sito. Vabbè, tanto qui è tutto da reinstallare. I ragazzi che lavorano sull'interfaccia dove sono? In aula 74. D'accordo, vado da loro. Grazie. Posso trovarmi qual è la forza che agisce su questa massa? Sì. Forza peso. Quindi faccio la massa per G e ho i newton. Siete d'accordo? Oh, figa, oh. Dato un triangolo qualsiasi, esiste un rapporto costante fra il lato. Cosa vuol dire cavallo per gli esercizi? Un anno, noi chiamiamo anno N, dimmi. E come mai non sei venuto alle prove? Ce l'avevi promesso? No, è che non potevo. Poi, lo sai, sono stonato. Beh, prova a venire allo spettacolo. Quando è? Lunedì prossimo. E dove? Al Teatro di Santa Caterina, in centro. Va bene, dai, vediamo. Va bene, ok. Ciao. Ciao. Elisa, ascolta, ti volevo dare... Cosa? Questo. Musica. No, è fisica. Cosa fisica? Beh, sai quando ho registrato quelle lezioni in classe? Ecco, ho pensato che potevano esserti utili. Ecco, guarda, ti ho messo storia, poi questa è chimica e qui c'è scienze. E adesso sto finendo diritto. Tu hai registrato per me? Beh, no, non è che... sì. Grazie. Io però non... Ah, poi ho pensato che
potevo prestarti questo. Non devi aver paura, era di mia sorella, solo che lei adesso non lo usa più perché ne ha comprato uno più grande. Così, piuttosto che... lo sai usare? Sì, Romania fratello ha computer. Ah, hai un fratello? Ma è più grande di te? Perché tu fai questo? Beh, perché sei... sei carina. Carina è il contrario di brutta. Brutta... carina... carina. Io sono Draguzza, it's mask. Ma com'è che si dice? Draguzza. Ah, Draguzza. Draguzza, carina sta cosa. Draguzza, carina. Ci siete voi a Praga in gita con la quarta D e la quarta I? Ma siete alla classe del 15 o partite il 22? Noi andiamo la prossima settimana con il prof di costruzioni per una ricerca sul luogo del terremoto. Ah, siete il gruppo che va all'Aquila con la protezione civile? Sì, siamo noi e quelli di quinta S. Oh, è pesa l'Aquila però. Io ho un po' paura. Metti che viene una scossa di assestamento proprio mentre siamo sotto le case inclinate. Dai, oh! Mi tiri la sfiga. Ma in quinta S c'è Balducci, quello che sembra Brad Pitt. Sì, ma da giovane Brad Pitt è un vecchio. Se hai paura ci vado io al tuo posto. Guarda che all'Aquila c'è anche la Claudia. Chi è? La ragazza di Balducci. Stanno insieme da quando? Tipo 2 settimane. Sì, ma non si doveva ancora sapere. Allora vado a Praga, che è anche molto più sicuro. Che stronza. Scheda per registrare le lezioni, perché quelle che ho io sono tutte piene e non ho ancora fatto i DVD. Però voglio pagare io. Beh, perché vuoi pagare tu? Ti prego, fammi pagare, tu hai fatto tante cose per me. Va bene, dai, grazie allora. Anzi, smesco. E come si dice, prego, invece? Con piacere. Ah, con piacere. Smesk, Draguzza. Ormai ne sono pacchi di me. Sta diventando rumeno. E quindi praticamente continua a sparare. E non si scarica. E ogni colpo è una particella alfa, una particella beta, che attraversa il tubo Muller del contatore Geiger. Ma come escono? Beh, in tutte le direzioni. Quindi anche noi siamo colpiti. Sì, certo. Però non si sente niente, che so, caldo... No, perché la radiazione di questo campione è limitata. Infatti, emette particelle alfa, che si muovono per pochi decimetri, e attraversano i primi strati della pelle. Le particelle beta invece sono più penetranti. Infine, le radiazioni gamma, che sono fotoni, attraversano il vostro corpo da parte a parte. E non senti niente? Se ti attraversano e poi escono, che male fanno? Agiscono sulle cellule, agiscono sui tessuti, alterano la struttura del DNA. Cioè? Cancro, leucemia, malattie genetiche. Subito? No, no, nel tempo. Scusi, prof, potremmo chiedere? Dimmi. Vorremmo girare uno spot sulla sicurezza stradale e saremmo in ritardo. Cos'è? Per un concorso? Sì, staremmo cercando qualcuno per... Beh, in questa classe sono tutti bravissimi attori. C'è qualcuno che se la sente? Ma non volevo disturbare. No, ma stavamo quasi finendo, dimmi pure. Certo, ma noi aspettiamo. Va bene. Quindi dicevamo che di tempo i materiali radioattivi ne hanno tanto. Ad esempio, il radio che è contenuto all'interno di questa capsula di piombo ha un tempo di dimezzamento di 1600 anni. 1600? Poi si spegne? Eh no. Altri 1600 anni la sua quantità sarà ridotta alla metà. Con la prof di lettere abbiamo fatto un saggio breve, io grazie alle Baldi, su quello che è successo in Giappone, sala centrale di Fukushima. Ma in quel caso le polveri radioattive se le sono respirate tutte. Ma lì si sono fusi, mi pare, 4 reattori, però
però non verso l'alto come a Chernobyl, ma si sono aperti verso il basso e quindi adesso stanno inquinando le falde e anche l'oceano. Molto peggio, ma non lo dicono mica, prof. Alcune scorie che si sono liberate dal reattore, come il plutonio 239, hanno un tempo di dimezzamento di 25.000 anni. Ma stanno facendo qualcosa? Non sanno come fare, ci vorranno 30 anni. Ma non possono tappare tutto? Chi ci va a tappare un pentolone crepato sul fondo che rilascia materiale radioattivo, scusa? E che ti frigge le budella in 2 minuti anche se hai una tuta di piombo. E quindi cosa fanno? Nulla. Mandano qualche operaio a contaminarsi, turano qualche buco e poi di tanto in tanto dicono che c'è stata una perdita radioattiva. E scaricano tutto nell'oceano. Chissà come sono contenti i pesci. E noi che li mangiamo? Quindi se un pesce mangia una particella radioattiva e noi mangiamo il pesce... Peggio, perché adesso la particella radioattiva l'abbiamo all'interno del nostro corpo e quindi veniamo irradiati dall'interno. In pratica ti metti nello stomaco e nei polmoni un granellino che per 1000 anni spara radiazione e ti distrugge i tessuti. E chi si becca il pesce radioattivo si ammala di tumore. Come una lotteria. Bene suonata. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Palle Praga, ragazzi, non si trova un piatto di tortellini neanche a pagarlo a peso d'oro. Scusa, ma siamo in Repubblica Ceca. Appunto, kraut o patate in brodo. Oh, guarda che comunque ci sono delle altre specialità, eh. Cosa, cetrioli in brodo? Oh, nei posti tipici non ci volete andare, non so cosa dire. Ma lascia che ci vadano i pro. Per fortuna che l'omino ci ha fatto dei panini uguali al Big Mac, altrimenti scleravo. Beh, io sarei andato con i pro. Io ho detto che ha mangiato molto bene, comunque. Chi è che è andato con loro oggi? Quelli di quarta? Beh, però alla fine siete venuti tutti qua. Per forza, ci abbiamo messo 2 ore per decidere dove andare, alla fine hanno chiuso tutti i ristoranti. Dai, che fra mezz'ora dobbiamo trovarci in piazza. Marco è sempre un becco, ragazzi. Hai presente dopo i marciapiedi? Ma dove finisce il lungomare? Un po' prima. Di fronte al bagno Mario. C'è un banchetto dove vendono le cinture tarocche di Dolce Gabbana. Verso Rimini o Riccione? Verso Riccione, dove avevamo l'albergo. Tutte le sere quando arrivavano gli sbirri, questi scappavano via coi borsoni, ma dopo 2 secondi tornavano. Solo che al negozio vero di Dolce Gabbana guardano tutti le vetrine, poi vanno a comprare sul lungomare. Hanno dei prezzi assurdi. Oh, raga, mia sorella si è fatta la collezione di tutte le borse di Vuitton. Giura? No, dai. Ma che sì, cazzo? Originali? Certo. D'altra parte, con cos'altro potrebbero campare questi extracomunitari? Però non è legale, è un danno al commercio regolare. Ma io 300 euro per una cintura regolare col cavolo. Riempiendo gli extracomunitari, sono più degli italiani. Anche quelli assunti regolarmente stanno portando via il lavoro agli italiani. Voglio venire qua a guadagnare i nostri soldi, ma chi sono? Beh, dai, ancora con questi luoghi comuni. Lo sanno tutti che vengono nel nostro paese per fare lavori che nessuno farebbe, dai. Sì, la solita tomella vecchia che vengono in Italia, sono utili, fanno i lavori che nessuno farebbe. Oh! Sì, che anche noi siamo stati migranti. Io sono nato in Italia e non sono mai andato a rompere le palle a lei. Tranne quando ti ha beccato l'anno scorso in Francia, che uscivi con un paio di occhiali da 80 euro che non avevi pagato, No. Mi sei dimenticata di togliere lo scontrino. Cioè. Prima chiedono i permessi, poi una volta dentro pretendono di imporre la loro religione e di dettare le leggi. Se si organizzassero meglio non sarebbero qui a scocciare con le loro usanze, con le loro tradizioni. Giusto. È per questo che poi si litiga. Se ognuno stesse a casa su ci sarebbero meno problemi. No, raga, siete fuori. Sì, bravo, credo anch'io. Ma è chiaro, molti problemi nascono perché abbiamo abitudini troppo diverse. Sono loro che sono venuti in Italia e si devono adattare alle nostre abitudini, a noi. Ready. One with ketchup, one with ketchup. Io, grazie, io. Oh, guarda, questo è il fatto. Ah, quello è tuo, Do you want more beer? Come, facciamo con me, Do you want more beer? Ma che parla sta qua? Ah, scusi. Sì, grazie, non avevo capito. Scusi, No.
Sahara è una nazione subsahariana. Hanno attraversato il deserto a piedi. Sono partiti in 45, sono arrivati in 12 sulla riva del mare. Quando sono arrivati sulla riva del mare hanno preso il solito barcone e ovviamente però quando sono stati vicini alla Sicilia è anche naufragato e sono andati tutti nell'acqua e lui ha trovato una bambina. Allora con questa bambina, è vero, lui è molto, una persona molto forte, hanno trovato un pezzo di legno, si sono attaccati a un pezzo di legno e stavano lì, era sera, notte. E a un certo punto lui ha sentito però il grido di una donna e ha detto alla bambina: adesso tu stai ben attaccata qui a questo legno che io devo andare a vedere. E c'è andato e non è riuscito a prendere niente, quella donna era già annegata. Allora lui è tornato, ma quando è tornato c'era il legno ma non c'era più la bambina. E quando lui è arrivato, e poi siccome dormiva ai giardini Margherita, una sera l'ho portato a casa, e poi ha cominciato a abitare da noi, adesso è 6 anni che abita da noi, ma per il primo anno che ha abitato da noi, tutte le notti lui si svegliava gridando in un incubo perché era continuamente riportato a quel pezzo di legno dove non c'era più la mano di quella bambina attaccata. Allora molto spesso sono anche persone che hanno vissuto un grande trauma. I nostri amici che abitano qui in casa nostra, 7 anni, hai presente quella tipa lì in classe con te che non parla mai? Cioè, quella come fa durante le lezioni? Boh, ascolta col vocabolario sotto e sai, prova a prendere appunti. È vero che le fate dei video delle lezioni? Sì, alcuni prof hanno dato permesso di riprendere. Lo fate per gli stranieri? Ma all'inizio era per i non italiani, però secondo me può diventare utile per tutti. Ah sì, così puoi dormire durante le lezioni anziché prendere appunti. Quella in classe con te? Cos'è, russa? No, è rumena. Ma lei cos'è? Vive con i suoi da sola? Non si sa. Sì, vive con sua madre. E i suoi dove sono? Ha un fratello di 2 anni più grande, in Romania, ma sai, parla molto di ma sai cosa mi ha detto Samuele Bocchi? Che l'anno scorso è in Romania, che se mentre vai fa meno dei 60 ti fregano le gomme della macchina. Si vede che il padre fa il gommista. Il fratello smonta le gomme. Quindi noi adesso abbiamo calcolato il fatturato medio per dipendenti, il TFR medio. Bisogna che calcoliamo uno stipendio medio. Mi potete dire qual è più o meno lo stipendio medio lordo, tenendo conto anche degli oneri sociali? Un po'. No, ce n'è un po'. Sì, ce n'è talmente tanta qua. Quasi 4. Wow! Vittorio, cosa c'è di così interessante fuori dalla finestra? C'è la prof Calzolari che sta sparando le V2. Ma cosa stanno facendo, prof? Terzo principio della dinamica, direi. Prof, possiamo andare già a vedere? No, adesso finiamo l'esercizio. Ma prova! Oh, ne sparo un altro, venga! Oh,
colore del pavimento. Meglio qualcosa che stacchi. Un rosa confetto? Così sembra una scuola materna. Secondo te dove siamo? Appoggiala sul muro. Meglio una tinta fredda sull'azzurro, no? Che lega di più. Ma c'è già il pavimento freddo verdastro, meglio qualcosa di caldo, no? Come diceva Adorno, la libertà non sta nello scegliere tra il bianco e il nero, ma al sottrarsi a questa scelta prescritta. Cosa c'entrano i ciclisti? La maglia rosa sta dicendo di farlo rosa. Ma chi? Adorni, ha vinto il Giro d'Italia. Adorno! Mamma mia, ragazzi, piuttosto che una scuola materna siamo a livello di asilo nido. Prof, qual è meglio secondo lei? Ma cosa state facendo? Scegliamo i colori da comprare. Per le vacanze di Pasqua ci troviamo a verniciare i corridoi. Per le vacanze di Pasqua? L'hanno organizzato i rappresentanti d'istituto. Saremo una cinquantina. Viene anche lei, prof? E che colore fate? Ogni corridoio ha un colore diverso. Ah, una bella arlecchinata. Bella idea, vero prof? Veramente? Una bella idea. Questo verde come il pavimento. Meglio rosa. Allora non stai capita. Ma cosa sta succedendo? Senti, mi ha detto la prof di lettere di dirti che quando hai finito le puoi portare la relazione su in quinta B. Bene. Lei è lì fino all'una e mezza. Bene. Bene, allora io torno in classe. Ciao. Vanno col corso Coppa, gli altri sei vanno nell'altro mezzo? Va bene. Sì. Quali tre sveglia? No, i righi. Prof, il finestrino! Arriva. Perché niente? Andiamo un po'. Quanto ce lo prendi? Ribaltamento di molte facciate, di molti prospetti, anche stando molto stretti come in Castellatura Terra, e quindi lo vedremo anche ai quattro cantoni questa cosa. Casa crepata e lì insomma si è spento un po' magari l'entusiasmo del viaggio. Siamo entrati, abbiamo capito già qual era, come poteva cambiare l'umore. Thank you.
mattina dopo, perché nella zona rossa non me ne rendevo con la mattina dopo che mi sono svegliata, che dovevo fare tutta. Avevo l'ansia perché volevo tornare a casa, non lo so perché, perché boh, avevo paura che venisse una scossa che no. Sì, esatto. Sì, che è successo. Sì, sì. Quindi ci vuole, cioè, meno forza e più dimensione, e quindi in qualche modo riesci ad assorbire la forza. Il problema è che la facciata, che se la facciata fatta con questo materiale qua, cioè, questo materiale qui, qua, toccate come questo materiale, questo. Guarda, guarda, passateci la mano. Ma no, si vede solo l'acqua, guarda qua. Sì, ma guarda come si sgretola. Beh, mica male, stai proprio migliorando, eh? Cosa dici? E li utilizzi tu gli appunti e le registrazioni che stiamo prendendo per te? Sì. E ti servono a casa? Sì, perché posso fermare per ascoltare, così le parole che non so le cerco sul dizionario. Ah, bene. Beh, allora devi ringraziare Simone perché è stata sua l'idea, sai? Ciao, buongiorno. Faccio un caffè? Sì, grazie. Prego. Grazie, arrivederci. Ehi, il Zupa Zupa non lo paghi? Ah sì, che sbadato. Arrivederci. Ehi, lo scontrino. Ah, oggi scordo proprio tutto, scusa. Ciao. Ciao, oh, grazie. Bene ragazzi, ok, allora ci vediamo domani. Bene. Ok, buona ragazzi. Buona. Questa sì, sì, questa è buona. Bello quando Dom e Brian saltano giù dal ponte. Hai visto come lo sorpassa? Mi ha fatto venire la voglia di andare a fare due pieghe in moto. Già, Camille, è un film, sono tutti effetti speciali. Oh, basta prendere la velocità giusta e non ti fai niente. Ma sai che se vai a sbattere 30 all'ora come cadere da 3 metri? E se vai a 60 come cadere da 15 metri? Ma chi lo dice? Newton, hai presente che la velocità al quadrato, un mezzo mv al quadrato, è uguale a... Ma che triangolo al quadrato? Se io vado a sbattere a 60 con il casco non mi faccio niente, giusto? Giusto, come Fast and Furious. Certo. Vuoi scommettere? Dammi il 5. Quelli sono 3 metri, è come fare 30 km all'ora. Ai. Beh, vedi, non mi sono poi fatto tanto. Adesso è come fare 60 km all'ora. Molla. Sicuro? Sì, come Fast and Furious. Vai. Giancamillo? Tutto bene? Abbassa la velocità.
Perché? Con una pistola? Se lo mandiamo al concorso così vinciamo di sicuro. E vabbè, mi sono sbagliato. Primo premio nazionale per lo spot più ignorante sulla sicurezza stradale. Oh, io sono stato sveglio tutta la notte per finire sto cacchio di montaggio e correggere tutti i controcampi mentre te ti guardavi Gossip Girl in streaming. Perché cosa hanno le riprese che non vanno? Tu e il tuo regista barbuto vi fate gli storyboard e avete scavalcato il campo nella scena in palestra e non c'era accordo sugli sguardi. Ah, fretta, stava per chiudere la scuola. Ho dovuto ribaltare le clip di 180 gradi, si vedevano le magliette con la scritta al contrario. Vabbè, dai, correggi sto titolo e rifai il rendering che dopo dobbiamo mandare anche lo spot di Simone, quello sulla legalità. Quello del furto nel bar, quando scade? Scade ad aprile. Allora ci pensiamo dopo le vacanze di Pasqua. Ma non sarebbe meglio diminuisci la velocità al posto che abbassa la velocità? Beh, mettiamo diminuisci, basta che vi decidiate. Lo sai come si scrive diminuisci? Con la sci, non diminuisci. Diminuisci la velocità. Ah, siete simpaticissime, che palle. Arbizzani, ti avevo messo assente. Scusi, prof, presente. Fatti a sedere. Bassini. Eccolo. Dosi. Presente. Dragan. Si è ritirata. Ah, è vero, si è ritirata. Come non viene più? Sì, è dovuta tornare in Romania. E quando? Prima delle vacanze di Pasqua. Presente. Righetti. Presente. Ma guarda, non sapevo nulla. Rovinetti. Per forza, sei partito una settimana prima. Scappi. Presente. Dove sei stato? Ah, sono stato a New York per 10 giorni con i miei. E com'è andata? Bello, bello.
E cosa ha detto? Ha salutato tutti? Sì, quelli che c'erano. Non sapevo... Cosa? Che andava via. L'ha deciso da un giorno all'altro. Ah, mi ha lasciato il PC che gli avevi prestato. C'è la casa, poi te lo riporto. Bene. Pare che il fratello abbia dei problemi. Vabbè. Silenzio, ragazzi! Scusa. Rimane in Romania perché suo fratello non sta bene. Poi ti dico. Ma io non sapevo... Cioè, non mi ha mai detto niente. Sei stata assente in questi giorni. Lei ne aveva parlato con Michele e Katia. Potevate almeno dirmi qualcosa. Eri negli Stati Uniti e poi non pensavo che fosse così importante per te. Sì, in effetti non mi... Sì, era così per sapere. Subito. Dai, va bene, allora adesso vado a prendere un panino e poi... Va bene, dai, non capisco perché dopo la gita è diventata così distaccata. Già. Ti ricordi? Non era così prima di partire per Monaco. Credo che sia successo qualcosa durante la gita, dai. Cioè? Le ho chiesto come mai fosse così sfuggente. Ma quando? Qualche giorno prima che tu partissi per New York. E cosa ti ha detto? Hai presente quella sera in bagno quando facevate quelle battute sui rumeni? No, quando? Dai, gita. Quella sera? Lei ha sentito tutto. Vabbè, ma scherzavamo. Cioè, c'era quel deficiente di Marco che raccontava la storia di suo zio, credo. Cioè, di quando è stato in Romania. Comunque, c'è rimasta molto male. Te l'ho detto? Sì. Cavoli, così Denise crede che anche io... No, c'è rimasta male, basta. Anche perché suo padre era uno dei 200.000 liquidatori. Liquidatori? Sì, che nell'87 andò a bonificare i territori in Ucraina. No. Scusa, cos'è successo nell'87? Chernobyl. Ah, la centrale nucleare. Me l'ha detto Katia. Denise le ha raccontato tutto. Ho cercato su Google Chernobyl e liquidatori. Ho trovato dei documenti terribili. Vabbè, adesso devo andare, c'è mia madre che mi aspetta in portineria. Sì, si procede all'operazione di recupero e decontaminazione dell'edificio, del sito del reattore delle strade intorno, così come la costruzione del sarcofago. Incaricati di questa operazione furono i cosiddetti liquidatori. I loro compiti furono la decontaminazione dell'edificio, del sito del reattore delle strade e la costruzione del sarcofago. In base alle esigenze del lavoro, si prende 600.000 persone, familiari e civili, conseguenti a spazzare certificati e la associata medaglia che confermano il loro status di liquidatore. Sebbene altre stime basate su registri nazionali, sono il reattore numero 4 di Chernobyl esplode. La forza dell'esplosione sventra il tetto del reattore, un blocco di acciaio di 2.000 tonnellate. 8 tonnellate di carburante radioattivo si polverizzano nel cielo. Gli uomini svolgono il lavoro indossando tute di piombo che pesano 30 kg. Lavora solo per 3 minuti, ma è un tempo sufficiente ad assorbire una dose letale di radiazioni. Negli anni seguenti moriranno a migliaia a seguito di questa impresa. Un massacro silenzioso. Questi bambini sono stati colpiti da leucemia, da cancro alla tiroide. Sono almeno 11.000.
Il 3% dei nati nei territori contaminati ha anomalie genetiche. Gli esperti la chiamano immunodeficienza di Chernobyl. Successivo la morte di suo padre nel 1996 sono dovuti trasferire in Romania dalla sorella di sua mamma. Ecco perché non parlava volentieri del padre. Denise aveva solo 4 anni e suo fratello Victor 2 anni in più. E dopo tante peregrinazioni tra uno specialista e l'altro gli hanno diagnosticato una leucemia molto rara. Così sua mamma ha deciso di trasferirsi qui a Bologna, dove c'è una struttura ospedaliera adeguata, per trovare lavoro e far curare suo fratello Victor, che nel frattempo era rimasto a casa. Denisa ha seguito la mamma appunto per aiutarla, ma purtroppo prima di Pasqua hanno dovuto ritornare in Romania perché Victor è peggiorato. Andiamo, ci vediamo mercoledì. Ci ha lasciato il microfono sulle cattedre, è venuto bene? Sì, prof, però il piano inclinato l'avevamo fatto anche la volta scorsa. C'erano degli assenti, ho dovuto rifarlo. Ci vediamo. Grazie, prof, arrivederci. Allora, com'è andata? Simone, sei venuto in bicicletta o in autobus? In autobus, ma prima devo finire di mettervi a sta roba. Ok, ciao. Vabbè ragazzi, io vado. Ci vediamo domani. Ok. Ok. Ciao. Ciao. Non ne posso più di riprendere, prof, che spiegano. Hai poi più saputo niente di Denisa? Le ho mandato una mail ma non risponde. Me l'aveva detto che era difficile. E tu? Io ho provato col cellulare, ma dice che il numero è inesistente. Deve aver disattivato la scheda italiana. Scrivile una lettera? Io ho l'indirizzo. No, ma se non me l'ha dato, si vede che... Ma dai. Oh, si sarebbe fatta viva lei, no? E dai, scrivile. No, no, mi sento in colpa. Per cosa? Per quella sciocchezza nel bagno? Ma non devi. Però, lei che è sparita così, dopo 3 mesi. Ti eri affezionato. Secondo te? Ma solo amici o qualcosa di più? No, solo amici, però mi manca, ecco. Ne avete parlato? No, non... Cioè, guarda che lei, non so con te, ma con me era molto timida. Ed io, lo sai come sono, non riesco a tirar fuori. Non so neanche perché mi faceva piacere aiutarla. Cioè? Che ne so, se lei riusciva, se era contenta, o se sorrideva. Io stavo meglio. Oh, mi sentivo bene. Ti sentivi bene? Sì. Wow, ma allora questo è amore. Per me ti sei fatto il viaggio da sola. Dai, non farla. Cioè, io ci sto male, un casino. Scrivile, no? Ti do l'indirizzo. No, no, sono stato troppo... Ma no. Per dirle cosa, poi.
Che la ami? No, forse hai ragione tu. Mi sono immaginato tutto. Questa fagliela avere, è sua. È l'ultima, io non sto neanche a fare il DVD. Ma scrivile qualcosa, spediscigliela tu. Così magari ogni tanto vi scrivete. No, no, non ha voluto darmi l'indirizzo. Ah, permaloso allora, eh. Si sarà scordata. Me l'avrebbe dato, non trovi? Sì, sì, è meglio così. Dice che studia molto e si direbbe che suo fratello non stia molto bene.
Ah, sì, dice di ringraziarti per il lavoro di DVD. E basta? Sì. E poi? E poi... Cosa c'è? Si è messa con un ragazzo, un amico d'infanzia. Ah, e quindi di me non parla? No. Dice che vuole parlare solo con me, Samuele. Sappiamo automaticamente che se ci sono delle forze che agiscono su di esse, su di esso, la loro somma deve essere zero. Se verificate che in tutti i casi effettivamente questa quantità è uguale a questa entro gli errori, concluderete dicendo che la legge del piano inclinato è stata verificata sperimentalmente entro gli errori di misura. Ok ragazzi, è suonata, andiamo, ci vediamo mercoledì. Passato il microfono sulle cattedre, è venuto bene? Sì, prof, però il piano inclinato l'avevamo fatto anche la volta scorsa. C'erano degli assenti, io ho dovuto rifarlo. Ci vediamo, grazie, prof. Grazie, io vado. Ci vediamo domani. Ok. Ok. Ciao. Ciao. Hai poi più saputo niente di Denisa? Le ho mandato una mail, ma non risponde. Me l'aveva detto che era difficile. E tu? Io ho provato col cellulare, ma dice che il numero è inesistente. Deve aver disattivato la scheda italiana. Scrivile una lettera? Io ho l'indirizzo. No, ma se non me l'ha dato, si vede che... Ma dai. Ed io... Lo sai come sono? Non riesco a tirar fuori... Non so neanche perché mi faceva piacere aiutarla. Cioè? Che ne so, se lei riusciva, o se era contenta, o se sorrideva. Io stavo meglio. Mi sentivo bene. Ti sentivi bene? Sì. Sì, nonna, sì. Sì, sono qui dalle nuove patologie. Sì, dove c'è la fontana? Sì. Ok. Sì. Ah, no! Ma allora non è il padiglione 5, è il 9. Ho capito. Sì. No, nonna, no, non ti ho preso quelli sotto la specchiera. No, no, ti ho preso quelli sul comodino della camera da letto. Sì, nonna, scusa, adesso devo andare. Ok, devo andare, arrivo. Denisa! Simone, ciao! Ciao! Parli ancora bene l'italiano? Beh, sì. Ma come mai sei a Bologna? No, è che devo portare gli occhiali a mia nonna, che è ricoverata qui in ospedale. Lui è... Mio fratello, Victor. Ah, tuo fratello. E come sta? Meglio, grazie. Ha iniziato le cure che vanno molto bene. Piacere, Victor. Piacere. Io sono Simone, amico di scuola dell'anno scorso. Mia madre ha trovato lavoro qui a Bologna, così io... Rimani qui? No, rimane Victor per la cura. Ah. Però torna ad ottobre. Ottobre? Sì, sono venuta qui a fare i documenti per iscrivermi l'anno prossimo. Anche mio fratello verrà alla nostra scuola. Parla italiano? No, ma ha guardato i tuoi DVD. Beh, allora è una botte di ferro. Ah, ti volevo ringraziare per la scheda che mi hai spedito. Beh, ma perché? Era la tua. Così, grazie, anzi, mulțumesc. Mulțumesc. Aspetta, com'è che si dice pure... Draguzza! Io Draguzza?
No, no, no. Era la prima parola che ho imparato in rumeno. Visto che mi hai parlato del governo, adesso parlami del Parlamento. Fermato dalla... Avanti. Buongiorno prof, l'aspettano giù per la foto. Ah, va bene, arrivo, grazie. Penso a 8 anni fa. Credo che l'ambiente delle superiori, con la sua galassia incasinata di docenti, bidelli e studenti, persone così diverse per età, provenienza e cultura, siano stati fondamentali per me. Stimoli che hanno colpito nel segno al momento giusto. Mi chiedo come sarebbe stata la mia vita se quel giorno non mi fossi attardato con Denisa a fare conoscenza, o se l'avessi considerata come una delle tante persone che ti passano di fianco e che scompaiono poi nella nebbia della vita. Una straniera anonima, senza storia, senza niente per me. Nulla da darmi, nulla da darle. Quante persone incontriamo che non consideriamo per pigrizia o disattenzione e che sarebbero invece fondamentali per noi. L'amicizia con Victor, il fratello di Denisa, mi ha fatto trovare la giusta prospettiva per vedere il mondo. Mi ha aiutato tanto a capire le cose importanti della vita, a pensare, a diventare più saggio. Mentre io frequentavo il mio ultimo anno di superiori e Victor il suo ultimo anno di vita, eravamo diventati amici. Lui mi diceva sempre che non esistono situazioni negative. Esistono solo opportunità di crescita che possiamo cogliere o meno.
Parlando della sua malattia, scherzava sul fatto che io e lui, anche se in modo diverso, stavamo crescendo. Un passo verso la consapevolezza, diceva. Raccontava spesso del gesto eroico di suo padre e di come fosse ingiusta e meravigliosa la vita.